Sono Marco D'Agostino, vengo da Milano, ho studiato presso l'Istituto Tecnico Feltrinelli. La mia esperienza con Techint inizia nel gennaio del 2008, dove ho iniziato un periodo di formazione di circa 6 mesi. Oltre alle varie nozioni tecniche, ci è stata anche trasmessa la passione per il lavoro e quello che è il mondo delle costruzioni. La mia prima esperienza in cantiere ha inizio nel 2008, come mechanical supervisor presso il cantiere di Damietta in Egitto, durata circa 2 anni. La difficoltà di questa prima esperienza è stata soprattutto stare lontano da casa. Sono stato trasferito presso il cantiere di KJO al Kafji in Arabia Saudita. Attualmente ci troviamo a Zeebrugge in Belgio. In questo progetto copro la mansione di piping superintendent. La giornata tipo inizia alle 7 del mattino, dove una volta arrivati in ufficio iniziamo a preparare tutte le carte e la documentazione per poter firmare i permessi di lavoro. Una volta firmati i permessi di lavoro vengono eseguiti con la sicurezza i toolbox, che sono dei dialoghi con i lavoratori per spiegare le criticità dell'attività che ci sono da fare, quali sono i potenziali rischi che ci sono durante l'esecuzione dell'attività e come fare per mitigare questi rischi. Il rapporto generazionale con i cantieristi è ottimo, sono persone molto disposte a trasmettere la loro conoscenza e la stessa passione che hanno messo loro per anni. Ogni cantiere serve per farsi il proprio bagaglio culturale da poter trasmettere sia a chi ha intenzione di intraprendere questo lavoro, quindi alle generazioni future, e soprattutto da trasmettere nei cantieri futuri. Un consiglio che mi viene da dare a chi ha intenzione di intraprendere questa carriera e di avere tanta passione è una sfida personale, perché il risultato, come sempre, si vede alla fine. Ci vuole il sacrificio, ci vuole la caparbietà e ci vuole soprattutto la forza di creare un gruppo che porti avanti con te le tue stesse passioni.